Oggi, 12 febbraio 2015, noi Aires Vene e Aires Ven Puglia facciamo la seguente dichiarazione per i nostri giovani, in quanto il 12 febbraio è una giornata significativa per il Venezuela. Si commemorano i 201 anni che ci separano dalla decisiva battaglia della Vittoria, senza la quale l'indipendenza del Venezuela dalla colonizzazione spagnola non sarebbe stata possibile. A questa battaglia è concorso il sangue dei giovani libertari di quell'allora ed ecco la ragione della designazione di questa data. Il 12 febbraio 2014 la gioventù venezuelana era uscita per le strade chiedendo rispetto della vita, liberazione dei loro compagni fatti prigionieri giorni prima e chiedendo sicurezza nei recinti universitari, così come la fine della linea politica che il regime continua a sostenere, tramutando un sistema di natura democratica secondo la Costituzione nazionale in un regime castrocomunista estraneo alla natura e storia del paese stesso. Quel 12 febbraio, come 2 secoli prima, la gloriosa ed eroica gioventù venezuelana, esercitando un diritto di manifestazione sancito dalla Costituzione, solo trovò davanti a sé un regime militarista in esercizio di una repressione feroce che, con il suo braccio armato paramilitare, uccise dei ragazzi che stavano tornando nella loro sede perché oramai era finita la marcia. Questa nostra gioventù libertaria continuò la sua mobilitazione e in molti luoghi diversi del paese cercò di esercitare una resistenza non violenta in quanto disarmati alzarono le barricate. Tra febbraio e aprile 2014 abbiamo visto cadere nelle mani del sicariato paramilitare sostenuto dal regime ben 43 studenti, migliaia di loro sono ancora nelle mani del regime, molti sono desaparecidos, altri sono apparsi assassinati con chiari segni di tortura e diamo il dato ufficiale del foro penale venezuelano con un totale di 3.504, 305 minori, la cui sorte non si conosce ancora. Tutti si trovano in condizioni disumane e degradanti, in modo particolare 3 di essi, racchiusi in un quinto sotano della prigione chiamata tomba, ex cavò di un banco a temperature bassissime senza vedere il sole in condizioni di isolamento, subendo torture fisiche e psicologiche, nonché uno spazio ridotto a meno di 3 metri quadri. Il narcostato si fondamenta sulla menzogna, il terrore e l'odio e poggia su una pseudo-opposizione collaborazionista che viene permanentemente smascherata dalla battaglia della gioventù libertaria venezuelana. A loro, nostri studenti, nostri eroi, e per loro il nostro sostegno e ringraziamento per rappresentare la nostra gente e la nostra dignità, perché sono gli eredi naturali della gloriosa gesta libertaria che vide nel secolo XIX il giogo spagnolo sconfitto in 6 nazioni del continente, se includiamo il Panama. L'8 ottobre 2013 nacque una nuova Venezuela ed è questa la Venezuela che i nostri ragazzi clamano, una Venezuela democratica con la democrazia del XXI secolo, con uno Stato di diritto e con l'esercizio di tutti i diritti umani garantiti dallo Stato. Noi ricordiamo nella dichiarazione dei giovani nell'epoca di Mosè, quando Josué doveva andare a conquistare le nuove terre, che il Signore disse a loro: guarda che ti chiamo a che tu sii coraggioso. Ed ecco, noi sappiamo che la nostra gioventù a questo risponde. A questa dichiarazione si uniscono in Italia, venezuelani in Italia con Casa Raguanei, Resistencia en Venecia, SOS Venezuela Bologna, Venezolanos a Firenze. Quindi,
Noi ringraziamo Liberi TV in questo momento per averci permesso, in un giorno così significativo, in un momento in cui c'è una legge che permette di aggredire gli studenti con armi letali e qualsiasi manifestazione contro gli nemici, nemici e chiunque dissenta, questa nostra dichiarazione a questa nostra gloriosa gioventù che vede un italiano, un pugliese, un italo-venezuelano come Roberto Agnese, a cui rendiamo onore, caduto nella città di Maracaibo. Grazie.